Il Lanerossi ha superato per 1-0 un Genoa apparso combattivo sin dalle prime battute. L'incontro si è forse deciso quando Pruzzo ha avuto un'indecisione, eccola, solo davanti a Galli, e non ha segnato. Sul ribaltamento di fronte, al termine di una lunga azione, che vedremo tra poco, su questo rilancio del Lanerossi Vicenza, saranno proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio. Ecco Cerilli che mette al centro. Sbuca Paolo Rossi che a sua volta cerca il compagno nell'area gremita dei genovani. Respinge la difesa genovana, se ne impossessa Salvi, mette al centro Filippi al volo, gran botta, angolo impossibile per Tarocco. Il Genova si è buttato generosamente in avanti, ma la retroguardia vicentina ha fatto sempre buona guardia, rilanciando immediatamente contrattacchi massicci. Damiani è stato molto volitivo, ma non sempre troppo fortunato. Gli ospiti hanno anche mancato una buona occasione con Ghetti e sull'altro fronte è stato però Ogliari a salvare una staffilata vicentina sulla linea di porta con Tarocco ormai fuori causa. Il risultato avrebbe potuto essere di parità se Pruzzo non avesse sbagliato anche nella ripresa una facile occasione davanti a Galli. Vicenza e Genova si sono affrontate ad armi pari. Ha vinto la squadra che ha finito con lo sbagliare di meno.